parte delle persone che sono qui oggi sono quelle che o ci saranno o ci sono state a tutte le altre iniziative. Questo movimento è fatto da tutto, è fatto da questo, è fatto dal contrasto alle reti ed è fatto anche dalla solidarietà ai nostri arrestati, perché questa manifestazione dice a gran voce anche questo. Ha deciso, chi c'è qui ha deciso da che parte stare, ed è la parte nostra, è la parte dei nostri arrestati, non è la parte del potere che vuole quest'opera. Oggi chi si dichiara ancora a favore di quest'opera è un matto, la verità è questa, è immanicato fino all'osso del collo e lo sta dimostrando, si fa difendere dai giudici perché non ha più ragioni e quindi niente, questa è l'Italia che dice no, però che costituisce un futuro fatto di beni comuni, è fatto di lotte, è fatto di movimenti e di legittimità. Oggi questa è la legittimità. Perché qui non c'è soltanto gente locale dalla Valle di Susa, ma ci sono persone che arrivano da tutta Italia, persone che hanno voglia di capire come vengono spesi i soldi dei cittadini, che hanno voglia di interrogarsi sul futuro delle Alpi, sul futuro del territorio, e quindi prendono visione di dati scientifici, cercano di ragionare e soprattutto chiedono alla politica e alle istituzioni di accogliere le loro richieste di riflessione e fare le scelte razionali e non quelle dettate dagli interessi. Un'opera assurda quella della TAV. Ormai è stato dimostrato in tutti i modi, un'opera anacronistica, non ha nessuna priorità in questo momento né per questi territori né per l'Europa né per l'Italia. Ci sono tantissime altre cose più importanti da fare per utilizzare meglio i soldi. Trenini, meno trenoni! Bella giornata di sole, bella giornata di gente, di allegria, di protesta e di contenuti. Credo che sia veramente l'obiettivo che ci eravamo proposti e si sta raggiungendo. Fare una cosa importante di popolo, democratica, che conferma la volontà di riaffermare un'altra idea di sviluppo e di lavoro. Io sono qua perché non c'è ancora stato nessuno che è stato capace di convincermi con ragioni solide che bisogna fare quest'opera. Ci hanno provato pure con le manette, ma no, però ma siamo sempre qua. Ho sentito solo degli slogan, ma nessuna ragione valida. Allora sono qua perché io penso di avere tante buone ragioni, io e tutte buone ragioni. Un territorio non si militarizza per realizzare un'opera pubblica, questo è il fallimento della democrazia e il fallimento della politica. Oggi i comuni, la comunità montana, i partiti, che non siedono attualmente in Parlamento, ma soprattutto i cittadini, stanno a chiedere intanto alla giustizia di fare il proprio corso, e non entriamo nel merito delle scelte della giustizia, chiediamo celerità e chiarezza. In questo modo siamo sicuri che verranno liberati al più presto i nostri cittadini. Chiediamo al governo un'azione una volta tanto incisiva anche a favore dei cittadini e delle fasce più deboli, a favore dei pendolari, chiedendo quindi di ritirare il progetto Torino-Lione e di fermare il cantiere della Maddalena prima che sia troppo tardi per sprecando semplicemente soldi per un'opera che resterà incompiuta. Sono cattivo!